Questa è la recensione finale della Loa Derm, la crema corpo idratante tonificante antisfogliamento. La presentazione la trovate qui sotto nel box illustrativo, trovate il sito del blog con l'articolo di questo prodotto e all'interno trovate la presentazione del prodotto e la presentazione della collaborazione con l'azienda ESI. Trovate tutte le specifiche, infatti non vi mostrerò nessun catalogo, ma vi dico come mi sono trovata con il prodotto. Premetto che erano tre prodotti da 10 ml e che io ho utilizzato in un arco di 10 giorni, facciamo questo più o meno all'incirca, e i 10 ml li ho utilizzati per 2 volte che ho fatto la doccia. Più una mezza perché volevo finire il prodotto, non avendo un tappettino, una chiusura, avevo paura che il prodotto perdesse di consistenza e non fosse più utile nel idratare, insomma, perdesse tutte le sue qualità. E la prima settimana che ho usato il prodotto ho notato che la mia pelle è una pelle molto disidratata, che perde pellicine, soprattutto nelle zone delle braccia, una cosa delle spalle. Mi ritrovo spesso che, come nel viso, c'ho questo sfogliamento che non è un granché. Però ho notato che già dalla seconda volta, utilizzandolo abbastanza spesso, non proprio tutti i giorni, perché comunque siamo, io perlomeno sono in una stagione, fine inverno, inizio primavera, non è che faccio 3.000 docce come capita molto spesso durante il periodo estivo, che durante tutti i giorni sei costretto a fare la doccia per gli studi. E il prodotto mi è piaciuto perché ho trovato veramente un giovamento sulla mia pelle. È molto strano perché io sono in genere con le collaborazioni non mi trovo mai bene con i prodotti, invece stavolta posso dire che questo prodotto utilizzato, facciamo un po', in una settimana faccio un paio di docce, utilizzando un giorno, 2 giorni no, mi sono trovata molto molto bene e penso che se lo utilizzassi tutti i giorni la mia pelle non avrebbe altri problemi. Già il fatto della seconda volta di averlo applicato ho visto veramente il giovamento. E l'inci non è malvagio. Tra i primi prodotti ovviamente c'è l'olio d'oliva, la glicerina e già. Non è un prodotto bio, è un prodotto a mio avviso erboristico. Bio si intende sempre, ecco, bio si intende sempre che viene da ingredienti da agricoltura biologica. Non c'è nessun certificato, ecco, certificato del prodotto, ma come prodotto erboristico io sto tranquilla. Non so se è testato sugli animali, ma come vi dicevo in passato, ormai tutte le ditte sono costrette a non testare, almeno quando producono in Europa, testare sugli animali. Quindi da questo punto di vista non so neanche se è scritto dentro la LAV, non sono andata a controllare. Però da questo punto di vista il prodotto funziona. Io lo ricomprerei? Penso di sì. Penso che questo prodotto lo ricomprerei. Quindi è una recensione finalmente positiva. Adesso sto per iniziare a utilizzare sempre della linea Aloe Dermal la lozione viso. Inizierò quindi sempre tempo 10 giorni. C'è qualcuno che 10 giorni e sto rinviando le chiamate, periodo di 10 giorni e inizierò la presentazione quando avrò finito il primo campioncino e poi di nuovo
qualche periodino di test del prodotto e farò la recensione finale. Spero che vi sia utile per i vostri prossimi acquisti e fatemi sapere se anche voi avete utilizzato questo prodotto e vi siete trovati bene oppure vi siete trovati male e vi saluto alla prossima.